Oggi le anteprime con Ilaria Cucchi e Walter Veltroni ad accompagnare le proiezioni di Sulla mia pelle e quando. Domani, sabato 17 giugno, invece si apre il sipario sulla 59esima mostra del cinema di Pesaro, il Pesaro Film Festival, che si apre nel segno del quarantennale di Flash Dance. Questa l'apertura di una settimana ricchissima davvero di appuntamenti in cui spiccano la presenza a Pesaro di Giuseppe Tornatore, premio Oscar al quale è dedicata questa edizione del festival, ma anche Dante Ferretti, scenografo anch'esso da premio Oscar, che sarà a Pesaro a presentare la sua autobiografia, e poi ci sarà Carlo Verdone, autentico monumento della commedia italiana, e poi tanto altro. C'è il concorso, ci sono i film in anteprima mondiale, film italiani in anteprima mondiale, e poi c'è anche il cinema sperimentale con quello di due registe internazionali come la tedesca Milena Girke e l'anglo-palestinese Rosalind Nashashibi. Tutto questo presentato oggi al Centro Arti Visive e Pescherie per lo start a questa 59esima edizione del Pesaro Film Festival. Ci piace immaginare la nostra manifestazione aperta dalla mattina qui al Centro Arti Visive e Pescheria, alla notte al GRA con i concerti e musica dal vivo, in mezzo il teatro sperimentale con tutta la parte che riguarda più il nuovo cinema, che è il nome del nostro festival, e quindi concorso internazionale, due grandi retrospettive su due artiste molto importanti, Milena Girke e Rosalind Nashashibi, e poi questo pomeriggio la sera, e poi in piazza ogni sera direi un evento. Si inizia con Flashdance 40 anni dopo e poi si va avanti tutte le sere con il 21 giugno, che è la giornata europea della musica, con un grande concerto del Conservatorio Rossini con musiche classiche nei film, e poi una lezione di cinema molto importante con Piera De Tassis, direttrice e presidente del Premi Davide Donatello. Si intitola La maleducation del maschio all'italiana e racconta come nel cinema italiano appunto una certa mascolinità è stata proposta, chiaramente non in maniera molto positiva. E subito dopo accompagna questa lezione il film di Ettore Scola, Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca. Dico una cosa che ci fa veramente orgogliosi: continuare ad insistere sull'aspetto green del festival. Quest'anno abbiamo ottenuto un riconoscimento, una label Eco Action, che testimonia lo sforzo che stiamo facendo nella direzione della sostenibilità. Avevamo intuito questa esigenza già da qualche tempo, quindi siamo arrivati prima, ma ora tanti stanno facendo queste scelte, noi siamo arrivati prima e quindi siamo in grado di fare scelte ancora più mature. La collaborazione con Marche Multiservizi in questo senso è preziosa, perché è di continuo stimolo per andare in questa direzione. Quest'anno allora una cosina che voglio raccontare, una collaborazione anche con gli istituti agrari di Urbania e di Pesaro, che hanno realizzato delle piantine che saranno non solo omaggio per i nostri ospiti, ma soprattutto saranno anche un'occasione per abbellire con delle aiuole ispirate così al cinema alle scuole della città di Pesaro, dove gli stessi ragazzi dell'istituto agrario andranno a insegnare ai piccoli allievi delle scuole elementari come coltivare queste piantine, che poi saranno patrimonio dei giardini delle scuole. Una mostra del cinema di Pesaro che di fatto diventa anche una sorta di allenamento in prospettiva del 2024, quando ci sarà Pesaro capitale della cultura, che avrà la felice coincidenza anche dell'anniversario a cifra tonda del 60° compleanno del Pesaro Film Festival. Anche con il fatto che anche grazie alle nostre istituzioni più consolidate, tra cui la Mostra del Cinema, il Rossini Opera Festival, il GAD e altre, Pesaro sarebbe in grado di svolgere ogni anno un ruolo, un programma da capitale, se non da capitale italiana o d'area metropolitana, ma da capitale italiana della cultura. E il modo anche di prepararsi al 2024, in particolar modo della Mostra del Cinema, lo testimonia. Diciamo, il programma degli ultimi anni è sempre stato un programma molto ricco, anche molto partecipato, articolato. È una settimana che inizia vera e propria, insomma, da sabato a sabato, che dall'anteprima con Flashdance fino ai nomi di Tornatore, qui dedicato l'evento che si concluderà sabato, e lo stesso Verdone, Dante Ferretti, ma tante altre occasioni e incursioni, credo che diano il senso di una manifestazione che ha raggiunto non solo una maturità, ma anche una seconda giovinezza probabilmente.